Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle, versione global, ma quest'oggi siamo anche sulla versione Jap, poiché lo starete vedendo a schermo. Abbiamo niente poco di meno che Naraku. Aoi, vai Naraku. Buonasera a tutti, sono Luigi Naraku in modalità elegante con la camicia, perché devo ancora mettermi in modalità rilassata per registrare il video di oggi. E per fortuna Blasi mi ha avvisato in tempo di questo video, altrimenti sì, avrei già usato tutti i ticket. Invece stava per saltare, però ci siamo, finalmente gli astri sono riusciti ad allinearsi fra Jap e Global stavolta. Sì, davvero. Magari chissà, anche su Gogeta potremmo provare qualcosa di simile, poiché portiamoci sulle summon. Io vado, inizio ad andare. Vado anch'io. Perché quest'oggi cosa abbiamo? Potete vedere anche a schermo probabilmente la differenza fra le due batch, purtroppo. Piccolina, purtroppo. Sono 4 PG. Sono sì, 4 PG la differenza. Peccato che sia leggerissima. 3. Oddio, uno in realtà ve lo potevano dare che cambiava poco. Sì, abbiamo la batch dei ticket dei 200 milioni. A me Global, a te Jap. Esatto. Ok, però alla fine del gioco. Bene, allora, io direi di far vedere un attimino i personaggi che si trovano all'interno dello scooter. Non vi farò capire chi voglio, però c'è qualcuno che punta, ok? Quindi ve li faccio vedere un attimino dallo scooter. Chi mai sarà? No, io li faccio... Devo mostrare soltanto i primi quattro, perché il resto dovrebbe essere uguale. Anche voi avete l'Old Kai che può uscire? Beh, non lo so, non ci ho fatto caso, lo sai? A noi c'è proprio nel banner l'immagine dell'Old Kai. No, non c'è da noi, non lo vedo. Da noi può uscire anche l'All Kai, così a random. Però di base sono tutti i PG che vi sta mostrando Blaziken, più Cooler. No, Vegeta. Non li sto mostrando ancora. Io okay. Inizio a mostrarli allora, dai. Inizio a mostrarli mentre tutti parli. Tutti i PG che vi mostrerà Blasi, più Cooler, Extreme Leader Fisico, e non ci vuole molto a capire che è quello di cui voglio copie. Vegeta quarto, tutti sappiamo come Vegeta. Non mi servono sue copie. E purtroppo qua c'ho il problema dato al solito, che comunque la gente mi contatta. Goku quarto, mi servono copie di lui. E poi io non so più come definirlo Goku terzo, soprattutto con Gogeta. A cosa serve Goku terzo? Blasi, sinceramente non lo so. Io sto cercando di far di non far capire cosa voglio. Tu senti un silenzio, ma non sto facendo, e sottolineo, non sto facendo capire chi voglio da qui. Soprattutto perché comunque, anche se sono in cuffie, mi sta fissando lui. E ragazzi, allora, dato che questa è una sfida, non userò Priscilla. Esatto, no, sarebbe come... Dai, usalo per tutti e due, dai, facciamo così. Usalo per tutti e due, anche per chi sta guardando sto video. Allora, ok, Priscilla, Kagami, non ho la forza fisica di venire là a palpeggiarti. T'ho palpeggiato virtuale prima... T'ho palpeggiato virtuale, prima tanto per il video. Quindi perfetto. Porta culo a allora, me. Porta culo a Blasi, io direi, e a chiunque ci guarda. Perfetto. Io direi che possiamo partire a questo punto. Certo. Inizio prima io, poi vai tu, ok? Ok, quindi inizia pure. Vado con la prima singola. Andiamo di singole, altrimenti io mi sparo tutti di... Perché ce ne ho 24, li avete visti a video. E questo è tutto, va proprio in barba a quelli lì che mi dicono Shoppi continuamente, sì. Se shoppavo non c'avevo 24 ticket, no, lì, ne aveva leggermente 24, di più. 24 con uno zero vicino ce n'avevo. Allora, la mia prima singola è andata, l'hanno vista anche a schermo, Cell seconda forma, che mi sta praticamente... Ah, ne ho trovati 30.000 nei ticket del secondo anniversario, 30.000. Va bene. È il vai, mio turno, puoi direi partire. Vai. Allora, andiamo, single. Non l'ho mai fatta le single sui ticket, anche perché a sto giro 115 precisi. Mi? Proprio così, la precisione. Vediamo un pochino. Una, due, tre. Tre navi, Rainbow. Che brutto Super non Saiyan. Poter vedere, però. Vorrei vedere. Lo so. Una, però dipende dalla reazione adesso, vediamo. Ah, vabbè, soltanto se esce Cooler sentirai reazioni esagerate. In caso contrario, no, vabbè, ce ne ho 100.000. Pantech SR. Cioè, non mi serve neanche per l'ability perché non ho pedopan. Beh, quindi mi sembra che era la migliore SR ai tempi. Sì, ma toglieranno la limitazione dei 100 di cost ai 25 stamina. Cioè, ormai non serve a nulla. Sì. Quindi, vado io. Iniziate pure a mangiare. Con la seconda. L'ho fatta partire. Mi raccomando,
Cerca anche tu di infondere l'energia. Oh, quanti premi ce l'hai su? Me l'hai detto di infonderti l'energia. Release Yellow non si è trasformato. Vabbè. Io ho già avuto dei bye guys, te lo dico. Io ci ho sperato, quindi dico la verità, ci stavo sperando. Niente bye niente. Guys. Ace Sharon R. Ottimo inizio questi primi due ticket. Vai, turno tuo, andiamo, vediamo. Andiamo. Questa sarà una sfida, no? Per ora siamo tutta... sfida. Sì, sì, è una sfida. Il problema è solo uno, che se a me davvero esce Cooler, che cosa ti devo uscire a te per essere in pari con me? Aia, niente. Anche a me niente, mi sa. A meno che non mi faccia un bye guys di sorpresa, stiamo andando uguali. Fai attenzione che quando non è niente potrebbe uscire qualcosa. No, 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 no. È Nail. Nail R-Int, il classico Nail. Non è uscito niente allora. Vado con la prossima? Vai, vai. Ok. Vado, vado. Attenzione. Quanti ticket siamo? È il terzo, giusto? Sì, Priscilla ha iniziato a mangiare. Attenzione, si sta caricando. Una navicella, Super Saiyan Instant, Yellow purtroppo. Primo livello, secondo. Niente terzo, giustamente. Però, vediamo... Chi è? Fermi, 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 perché? Genio SR, mi va bene. Mi va bene, sembrerà strano, ma mi va bene. Va molto bene, calcolando cosa ci vuole per portare a SA20 quell'essere. Mi va benissimo questo qui, me lo tengo, cavolo, tutta la vita. Battere quel genio vorrebbe dire prendere un qualsiasi PG che aumenti l'SA di un tour. Sì, sì. Vado. Vai, prossima. Vado, tua. Vado. Pri, ti stai caricando col cibo. Io un PG voglio. Non ti chiedo il mondo. Quello te lo chiederò con Gogeta il 4, tranquillo. Una, due, tre. Ah, anch'io, anch'io. Di nuovo tre navi. Tre, insomma, non mi sembrano... No, tre è una base. Super Saiyan 2, niente Super Saiyan 3. Ma il Super Saiyan 3 ormai è sparito nelle summon. Sì, sì, cioè sì, non sì, lo vedo più da secoli. Io l'ho visto solo ieri all'interno di SSR garantiti del torneo. Niente, un Tien fisico. Va bene, vado con la prossima. Vai, vado pure. La faccio partire, vediamo. Dai, cerchiamo di uscircene con qualcosa. Io non ho fatto capire, ripeto, chi cerco da questa non l'ho fatto capire in alcun modo. Ma io penso di saperlo al 99%, sapendo il tuo piano di pool. Sì, perché chi stavolta sarebbe? Stavolta ho voluto puntare qualcuno, Ma in vabbè, realtà, realtà penso che ne stai puntando due, perché ne sto puntando più di uno. Più di due, dopo me li devi dire. Sì, sì. Comunque io sono pronto. Vai, vai. Ti do l'ok, ho pullato Recum fisico, cioè. Grande PG. Attenzione, Primi sta dando il culo. Forza massima. Quelle belle chiappone. Mi hai fatto venire una cosa quando hai detto attenzione. Vediamo, vediamo. Due navi. Instant Super Saiyan Rainbow. Ok. SR uno, almeno. Due. Quindi. Andiamo. Dai, chiappone. Vegeta GTSTR. Ok, Vegeta GTSTR. Ok, quello lì SR. Per ora stai vincendo tu. Per ora stai... Ma come sto vincendo io? Ah, per Genio, il Genio? Per il Genio, per il Genio. Quel Genio... Vabbè. Quel Genio vale. Quel Genio vale. Ho fatto partire un'altra. Yellow, niente Super Saiyan, niente di niente. Quindi o è un R o è un Bye Guys o un Over Freezer. Vabbè, vabbè. Bujin, come si chiama? Sì, esatto, Bujin. Rieccomi, piccolo solito problema tecnico prisciliano. Tranquillo. Allora, ragazzi, andiamo con la quinta summon. Dai, Pri, lo so che ti vuoi. Mister Satana a sinistra. Ok, Pri. È in singola, però, scusa. 24% di SSR, Mister Satana a sinistra. Fammi un Super Saiyan 3? No, era troppo chiedertelo. Va bene. Chi vincerà dai mai questo primo episodio? Perché ci sarà il secondo. Lo diciamo. Anzi, non ci sarà il secondo finché non spolliciate 1500-2000 mi piace, ve lo dico. Solo? 1500 a te, 1500 a me. 3000 mi piace, arriva subito il prossimo episodio con Gigi, altrimenti non ve lo porto, ve lo dico. Comunque, chi è uscito? Questa qua non so se reputarla pareggio, perché è uscito Trunks di Broly, quello AGL, che tecnicamente posso usare per aumentare l'SA del Trunks fisico. Quindi tecnicamente siamo tornati in pareggio. Ah, il bambino? Sì, perché posso aumentare l'SA di Trunks fisico che va tour.
Ma non male, quindi, non male. Siamo tornati male. In pareggio. Comunque, primi 5 ticket, 0 SSR. Pareggio di me. Stavo per dire la parolaccia, meno male. La modalità restrizioni. Pareggio no, di me. Comunque è la base. Ma faccio partire l'altra, Sì, sì, è un SSR ogni 10 ticket più o meno. Poi ci sono casi in cui le trovi parecchi di più ogni 10-5 ticket. Ricordiamo i miei ticket, per favore, ricordiamoli quelli lì dei 150. Io qui rivivo di nuovo. Il problema è che qua stai rivivendo. Oh, attenzione, un altro genio. Cioè, questa un altro genio se... Cioè, io qua non ci credo. Avanti. Cioè, qua rischi di vincere per una pura questione di utilità. Vai. Dai, ruffianone. Cioè, ma rischio di vincere però ad SR, non ci voglio mai credere. Sì, il che è abbastanza triste, triste. Vai, dai, prossimo. Fammi trovare qualcosa di buono, vediamo un po'. Mister Satana a destra, ho capito prima. Ok. No, però Super Saiyan, quindi almeno SR lo è. Quindi? Uno, due, niente terzo livello, figurati te. Ovviamente. E va a uscire... Videl Tech, sei ancora in vantaggio te, perché comunque qualsiasi cosa che porta sta roba qua non è all'altezza. E qua mi sa che Pri stasera la carota, anzi no, no Muria. Pri, per favore, Pri, fai vincere zio Blasi, però fallo vincere un SSR di quelli che non ho fatto capire che volevo. Dai, fagli trovare Xenotrunks fisico. Sì, vabbè, mi fa trovare. Anzi, no. Sai cosa ti fa trovare? Allora, qual un fisico è? Me l'ha fatto trovare, chi? Bisogna dirlo. Chi? Kibito Kai. Wow. Wow. Che guanti manca oltre l'LR? No, basta, no, nessuno, lascia stare. Vado io. Vai. Turno tuo. Ultimi 3 ticket per il momento, ultimi 3 ticket e poi per me 4. Prossimo episodio. Dai. Vai. Dai, 5 navi voglio. Una nave. Speriamo di trovare almeno uno dei due qualcosa, cioè... Sì, io chiedo un SSR, poi quello in particolare, ok, ma io in realtà quei ticket non ho mai avuto tutta sta fortuna. I primi ticket, cosa trovai? Un Gohan Int, un Gohan AGL e due Vegeta Terza. Sì, ciao, Riff SR, STR. Possiamo comunque continuare a dire che c'hai più fortuna di me su ticket. Vado con il prossimo. Ma quello sì, i tuoi ticket sono stati... Vabbè, colpa tua che hai detto a Priscilla, non farmi trovare nulla, fammi scurare Super Saiyan 4. Quello è vero, sono stati da no, quitti ah, i Rosé, miei ticket, Rosé, vabbè, ti sono anche arrivati 5 anni dopo. Sì, sono stati da quit completo. Ok, Babidi, mi stavo emozionando, va benissimo. Dai, mancano tre. Kid Buu fisico, abbasso le pretese. Kid Buu fisico. Guarda, inizia anche a dire chi vuole. Vai, lo dico pure io. Allora, Trunks Rage. Oddio, Vegeta Blu lo volevo. Però Gigi mi ha fatto capire che effettivamente forse potrebbe. Ne devi trovare due. Intanto stai pullando. Sì, Super Saiyan 2. Nulla. Silenzio. Questo silenzio non mi convince. Ne ho SSR questo. Dai. Eccolo, l'ha pullato, lo sapevo. No, un altro Riff. Equivale quello come int. Un SSR. È lui. Se in un universo parallelo. Allora, gli ultimi due. Comunque una battaglia di livello abbastanza pietoso, Direi. Allora, io vado con la penultima del giorno. Io sono ottimista solo perché ne ho altre 50. Blasi, non so quanto lo sia. Io ne ho altre 15. E vediamo. Bardock Super Saiyan GLSR. Azzo. Quindi sei di nuovo sei ulteriormente in vantaggio. Ma vabbè. Aumenta l'SA del fisico, aumenta l'SA del tech, può essere carino. Pri, allora, per rimontare basta un SSR di merda. Fammi trovare Kid Buu Tech. Ah, pensavo che l'avessi trovato. No. Dai, quante navi? Una, due, tre, quattro, cinque, sei navi. Vedi che quando ti chiedi una cosa funziona. Non è diventato Super Saiyan? Dammi sto bye guys. No. Non mi ha dato by guys. Pri vaffanculo. Non finisco. Quindi Gohan che diventa Great Saiyan. Io non commento. Sei in avi. Cioè non ci credo, se no. Vado per l'ultima. Puoi anche tu per l'ultima. Ah sì, tanto qua è la gara al ribasso. Mamma oh.
Incredibile. Incredibile. Cioè, sti ticket sono una roba, oh. Siamo maledetti noi coi ticket. Sculiamo troppo nelle batch principali. Tien. Wow. Allora, prima. Basta un SSR per vincere. Non mi alzo per toccarti, perché ho promesso che non avrei usato questi metodi illeciti. Ma io credo in Priscilla. Vediamo cosa porta il credere in te, Pri. Sono curioso. Credere in te porta... Due navicelle. Rainbow Instant Super Saiyan. Dai, ce la puoi fare. Puoi credere in te stesso. Uno. Ok. Due. Ok. Silenzio strano. Sì, ma vaffanculo. No, terzo riff, terzo tipo diverso, quello tech. Ok, ok, ci siamo salvati, quindi ci siamo salvati. Quindi signori, fermi tutti, io direi che possiamo concludere qui questo appuntamento, questo primo meglio appuntamento. Meglio concluderlo, perché continuare comporterebbe che il coniglio perde tutto quello che ha guadagnato finora. Andata malissimo. Quindi direi che possiamo concludere qui questo primo appuntamento. 1500, 2000, 2500, 3000, quanti volete lasciarli, ma almeno 2000, facciamo così per il prossimo episodio della almeno per pietà di come c'è andata. Esattamente. Quindi signori, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, passate in descrizione mi raccomando, trovate il canale di Narakua Oi, canale top per quanto riguarda Dokkan Battle, quindi dovete passarci assolutamente, ma sicuro lo conoscete praticamente già tutti, quindi non c'è manco bisogno. Quindi Naraku, lasciate i saluti e ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito il video, noi ci vediamo stranamente con video pool, non so bene o male i miei quando usciranno rispetto a Blasi, forse sono già usciti. E sì, vi aspetto il 4 sera in live per pullare su Gogeta, perché sì, a volte una pullata live ci sta. Quindi perfetto, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Perfetto, quindi noi ci vediamo come al solito al prossimo video.